18 giugno 2013. I San Antonio Spurs hanno partita, serie e titolo in mano. A pochi secondi dalla fine LeBron prende una tripla. Chris Bosh prende il rimbalzo. La palla finisce nelle mani di Ray Allen. James catches, puts up the three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Ray Allen, he got game. In uscita dall'area mette i piedi a posto, spara, la tripla del pareggio. La partita andrà all'overtime, i San Antonio Spurs sono KO, il titolo va a Miami. Sono anni, e più precisamente 16 anni, che non si vede una gara di schiacciate di questo livello. Ma Aaron Gordon è deciso ad alzare l'asticella oltre a ogni limite umano. No, that might be Alfred Payton in that mascot. Oh! Il giocatore dei Magic prende la rincorsa, stacca due piedi e si siede letteralmente sopra il pallone e sopra la mascotte degli Orlando Magic. Il pubblico è in visibilio, la gara di schiacciate del 2016 diventa subito un instant classic. Finale NBA 1970, è il 29 aprile e si gioca gara 3 a Los Angeles. Sono finali equilibratissime tra i Knicks di Willis Reed e i Lakers di West e Chamberlain. In gara 3, uno degli scatti del secolo. Dave DeBuscher segna il +2 New York ad una manciata di secondi dalla fine. Jerry West, del logo, la pareggia così. 2 seconds, 1 second, West throws it up, he makes it! La partita andrà ai supplementari, la serie andrà a gara 7. I Knicks la spunteranno, ma questo scatto rimarrà per sempre uno dei più famosi della storia della Lega. È l'anno dell'ultimo ballo ed è l'anno più difficile. In una movimentatissima gara 4 di finale di conference, i Chicago Bulls devono fare i conti con degli Indiana Pacers sfavillanti. In gara 4 la partita è sul +1 Chicago a 2 secondi dalla fine, quando all'improvviso arriva Killer Miller. Reggie si libera di Jordan con un pizzico di malizia, si crea lo spazio ed in meno di un secondo spara da tre. La palla entra e tutto lo stato dell'Indiana esplode. La serie è sul 2-2. La partita che ha stravolto le leggi non scritte del basket. Con 0.4 secondi sul cronometro della partita non si può nemmeno prendere palla e tirare. Duncan ha appena messo il canestro della partita e probabilmente della serie, ma Derek Fisher entra nella storia con questo canestro. Here they go. They get it to Fisher. He scores! Derek Fisher scores at the buzzer. It'll have to be reviewed. They'll review it. They'll review it. The Lakers are going to run to the dressing room and they'll try to get... I Lakers dei Fab Four vincono gara 5 di una serie complicatissima grazie ad un tiro del più improbabile giocatore, dell'unico non Fab del quintetto. Derek Fisher riscrive le regole del gioco con questa perla da 0.4 secondi. NBA Finals 1987, è Magic contro Bird, Lakers contro Celtics. La gara chiave è gara 4 al Boston Garden. I Celtics sono sotto 2-1 nella serie, ma sopra di 1 a pochi secondi dalla fine. La palla potrebbe arrivare a Karim o a James Worthy,
ed invece arriva Magic, che gestisce l'ultimo possesso in questo modo. Byron Scott is in the ball game now. 5 seconds to go. Magic with a hook shot scores with 2. And the Celtics trail by 1 with 2 seconds to go. Quello che lui stesso rinominò in Baby Skyhook risolse la contesa ed indirizzò il titolo dell'87 verso la California. Fu il penultimo titolo di Magic, che di lì a qualche anno fu costretto al ritiro. Gara 5, Finals, 1970. Palla a Willis Reed, che attaccando il ferro subisce un gravissimo infortunio alla gamba ed esce. La reazione nervosa dei Knicks è ammirevole. Vinceranno gara 5 senza il loro capitano. In gara 6 Chamberlain domina e gara 7 sembra una passeggiata per i Lakers. Senza Reed, i Knicks non riusciranno mai a farcela. Serve una scossa. It's a standing ovation at the new Madison Square Garden. This is a 38 sellout crowd. Walt Frazier, il play dei Knicks, prima della partita raggiunge Reed, chiedendogli un piccolo supporto in campo, anche di pochi secondi. La risposta di Reed sarà la seguente: se riuscirò a stare in piedi, sarò con voi. Il centro dei Knicks scenderà in campo per i primi minuti di gara 7, segnando i primi due canestri che diedero la carica ai Knicks. Titolo: New York. Mancano 40 secondi alla fine dell'ultimo ballo. Michael Jordan arriva al ferro, ma la palla è di Utah, che ha tra le mani il possesso per portare la serie di finale del 1998 a gara 7. Malone, marcato da Rodman, si addormenta, MJ recupera palla e corre verso l'Olimpo. Sapevamo già tutti come sarebbe finita. Aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA! Arresto, tiro, Jordan! Jordan! Michael! Jeffrey! Jordan! The Last Shot della carriera Bulls di Michael Jeffrey Jordan è un capolavoro su Brian Russell, difensore eccelso. Punta a destra, arresto, spacca ginocchia e tiro in faccia a tutto il Delta Center. MJ vince il sesto titolo della carriera, di lì a poco si ritirerà. February 11, 2017. Partita di regular season di poco conto per i Golden State Warriors di Steph, Klay e KD contro i Memphis Grizzlies di Marc Gasol e Mike Conley. Nonostante l'enorme talento offensivo, a rubare la scena è Draymond Green, che entra nella storia con un unicum a livello mondiale. Draymond's done it! There's the new Warrior franchise record! Triple double. Historic night for Draymond Green! What a triple double, it comes back! Il tabellino a fine partita dice tripla, doppia, sì, ma senza i punti. 12 rimbalzi, 10 assist e 10 palle recuperate. L'unico nella storia a mettere a segno una tripla doppia senza l'uso dei punti. L'orso ballerino è ufficialmente detentore di un record difficilmente eguagliabile. È il 22 febbraio del 1997 e i Chicago Bulls giocano contro i Golden State Warriors. Una partita come tante altre, Michael Jordan segna, tanto, tantissimo. Scottie Pippen lo segue a ruota e Dennis Rodman piglia rimbalzi, tanti, tantissimi. Nel mezzo di una partita non proprio esaltante, uno degli scatti più iconici di sempre. Letteralmente uno scatto. La foto di Rodman che vola per recuperare una palla dopo un rimbalzo diventa l'immagine di ciò che Dennis rappresentava per quei Bulls. È stata scattata in quel momento. Diventa il simbolo di un uomo pronto a sacrificare se stesso ed il suo corpo per recuperare palloni su cui tutti gli altri non si sarebbero mai tuffati. Unico Rodman.